Io non posso essere serio perché cioè, l'immagine dice tutto. Noi giochiamo, non diciamo niente. Facciamo partire la partita, facciamo come se nulla fosse successo. Prima stavo piangendo, c'è il giocatore. C'era Teo Mamukari, guardalo! È Teo Mamukari quello, vai! Questo è Ronaldinho, a No, posto. voglio sto tizio che Oggi è una palla, è una Obama. palla. Obama, facciamo prima con l'arena normale. Oggi siamo su Space Volley, non è vero. Space Jam. Che cazzo dici? Su Head Volley. Ah. E questo gioco dovete sapere che tra i tanti che ci sono di. È il peggiore. Senso. Perché non si capisce un cazzo, semplicemente. Ete! Ah, è vero, stanno pure i tocchi qua. Puoi fare al massimo tre tocchi. Maledetto. Nico, sei una puttana. Nico. Ah, mo ti voglio. Punto, Mi sono scappato di punto, testa. punto. Questo è punto pure mio. Azza, Nicola gioca duro. Nico! Hai fatto pure fallo. Mannaggia, sei un maledetto, sei. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Che stai facendo? Oh, wow! Mi ha confuso! Non vale, mi ha confuso. Comunque dicevo, la difficoltà aggiunta di questo gioco di merda che ci sono i tocchi. Ancora, Nico. Affanculo, Nicolà. Però la palla è animata bene, devo dire. C'è una bella fisica in queste. Tua mamma. Tua mamma. Oggi sono un po' depresso perché abbiamo appena giocato a Rocket League Basket, quindi oggi tutta sportiva la giornata. Tu salti direttamente. E abbiamo fatto cacare un pochino a Rocket League, pure maestro Pirandello qua. Poi come cazzo in blocco si banca con la rete. Non puoi più fare tocchi, hai perso, mi spiace. Posso ancora rimontare. Io questo gioco lo odiavo, cioè, veramente, potevo batterti su quello del basket, sul calcio, ma questo. Ma sei una merda! Ma sei una. L'antico metro della rete, vuoi Sei una rifarlo? merda, la faccio io, faccio. Hai messo il giocatore sbagliato, hai messo. Ah, è finita. Mettiamo. Non lo so. Questa. Perché c'è un puntino spastico. Mettiamo Gattuso contro. Non lo so chi è questo. Ma. Vai, vai, vai. quello di prima. Mi ha portato sfortuna quello che ho preso prima. Praticamente adesso è solamente la rete che è un po' più alta. Quindi è un problema per me. Come si vede benissimo da questa inquadratura. Mamma, che merda. Ma perché tu la mano ce l'hai davanti e io ce l'ho dietro? Cioè, va a fare. Gira al contrario la mia mano. Non so se ti. Guarda. Guarda, la mia mano gira in senso di là. In senso di là, come si dice in Credo italiano. dipenda da attacco e difesa E oppure da programmando male e vaffanculo! basta. Dai, madonna, come. Vedi, sono svantaggiato. Come faccio a vincere? Sei svantaggiato nella vita forse. La vita è una merda. Gioco solo con la testa, vediamo se riesco a fare qualcosa. Nicola. Fanculo! Mi incazzo, dai, non vale però così. È normale che vince quello di sinistra. Madonna, che culo. Fatto bene, fatto bene, fatto bene, fatto bene. 3 a 2. Mancata. Eh sì, 3 a 2. Ma Dove ho tanto, fatto il tocco in più? 11 players di sopra dice. Cioè, 11 persone stanno giocando nel mondo a questo gioco su questo sito. Probabile. No. Sto giocando solo con la testa, non me ne frega un cazzo. Se! Ma devi morire. 170 euro di tastiera, te li devo spaccare tutti. Tu poi mi Simo? spacchi la faccia. Esatto. Vedete come No, capisce nella no, vita? no. Dai, ma mi gira dall'altra parte la mano, non ha senso! Non ha senso! Ma posso giocare solo con la testa? Affangulo. Ti ho fasciato la mano, a culo però te l'ho fasciata. Io ho l'handicap di giocare perennemente con la testa. Non mi risponde Nicola, no, tu l'handicap ce l'hai in testa. Vabbè, mi hanno quattro Olè! tocchi. Attenzione che ho il match points.
Attenzione. Attenzione. Che cazzo è stato? Nonostante lo svantaggio tecnico, riesco comunque a vincere. La cosa brutta è che queste partite finivano subito. Ne abbiamo già fatti due, se ti rendi conto. Facciamo solo la terza. Mettiamo... metti un'arena che ti piace a te, quella che ti ispira di più. Cosa ho finite? Vai avanti. Qua hanno avuto meno fantasia rispetto a... siamo questa che è molto più ritardata. Era quella che non volevo. Chi, chi c'ho io? Quella con la lebbra. Il mio ha la lebbra in questo momento. Due handicap. Madò, che cosa ho salvato? Cioè, ultimo tocco per Nicola. E vai. Ma l'ultimo era andato bene. Ma ti immagini uno con queste mani che ti dà uno schiaffo? Oh! Grazie signore, lo so che mi hai ascoltato le mie preghiere, che non erano preghiere ma erano imprecazioni. Ehi! Anche se facevo P che muovevo la mano, la palla andava comunque al contrario, capito? Guarda che gli achievement sono pure buggati. Dai! Mi ha sbagliati. Io mi voglio ammazzare oggi. Mi voglio ammazzare. Basta. Nicola, guarda Nicola che ci prova. Ci riesce. Ci riesce! No, 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 questa è cattiva, è brutta e cattiva! Vaffanculo. 3-1, dai, non posso perdere. Allora, se non mi sbaglio, al calcio ho vinto io. Al basket ho vinto sempre io, perché ho vinto il primo 2. Tanto mi fa tutto da solo. Qua se vinci tu, siamo 2-1. Perché ora che hai fatto, scusa? Schifo, come faccio schifo nella vita. E dai. Attenzione. No, 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 devo schiacciare a terra. No, Frizzy Pizz. No. Che cazzo è Frizzy? È il nome di quello, Frizzy Pizz. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Nicola. Un tocco. Zitto, coglione. Stai zitto. 5-4, è ancora possibile, ragazzi. So che nei commenti il mio team di fan mi supporta. Però faccio cacare io, mi dispiace. Madonna, che culo. Attenzione, vabbè. Ragazzi, mi dispiace, mi sa che questa mi sa che la perdo. Attenzione, attenzione. Nicola si sta mangiando da solo. Ah! È ancora possibile? No, no. Ragazzi, mi dispiace, ho perso. So che credevate in me, però Nicola finalmente conquista la sua vittoria. Però c'è da dire che per vincere il campionato di questi sport ne sono rimaste ancora due, che sono il tennis, quello che sta qui sotto, e l'hockey. È vero, c'è anche l'hockey. Quindi sono rimasti due, per il momento siamo 2-1. Se vinco la prossima ho vinto il campionato matematicamente. Però Nicola, che ancora non ha dato analisi, è agguerrito con la matematica, quindi proverà a rifarsi o su tennis o su hockey. Vediamo quale scegliere per fare la prossima volta. Comunque, se il culo della pallavolista vi è piaciuto, mettete mi piace così come fa lei giù nei commenti, perché lei sta suggerendo di fare quello. Scrivete commenti, condividete, seguiteci su Facebook, Twitter e Twitch per altri episodi su questi giochi e su altri giochi belli. Alla prossima.